Ciao a tutti, ecco, è arrivato, è lui, il nuovo Smart Riser, appena arrivato, eccolo qua, lo voglio aprire con tutti voi e vediamo di cosa si tratta, apriamo, questa non ci serve, la bolla del corriere non ci serve, e apriamo la nostra scatola, eccolo qua, il nuovo Smart Riser, finalmente è uscito dopo tantissimo tempo, dopo tante lucubrazioni per scaturire questo nuovo modello. Vediamo. Eccolo. Allora, intanto riponiamo la nostra scatola e vediamo questo arco e vediamo come è fatto. Allora, innanzitutto è basato sulla struttura del nero, del primo nero che è uscito, quindi non ha più all'interno gli elastometri all'interno del riser, ma ha questa nuova concezione di peso che vediamo. In questo caso disassata per avere una perfetta linearità e perpendicolare dell'impugnatura, ma questi pesi sono una nuova concezione in effetti all'interno sono flottanti. Cosa vuol dire che all'interno sono flottanti? All'interno sono flottanti perché all'interno possono muoversi, possono roteare. Quindi questo permette al rilascio di avere una posizione perfetta. Vediamo che è già perfetta in questa maniera, come vedete, è già perfetta con questa configurazione. Io poi farò una mia configurazione personalizzata, ma la vera grande novità sono questi pesi brevettati flottanti all'interno. Sono anche belli da vedersi, ma soprattutto questi nuovi pesi flottanti possono essere montati sui primi riser nero. Possono essere tranquillamente montati. Il riser è bello, ma soprattutto ora lo vediamo all'azione. Direi che proviamo a montarlo e vediamo come si comporta veramente in azione. Ecco fatto, ho fatto una breve messa a punto, abbastanza velocemente, dovrò ancora, diciamo, personalizzarlo nel modo migliore. Comunque ho fatto una messa a punto con le mie 3DHV 700 e diciamo che al primo colpo il punto d'incocco l'ho azzeccato, la freccia spennata è un pelino rigida, darò un mezzo giro, un giro sopra e sotto, il punto d'incocco che è saltato fuori lo misuriamo, ma è perfettamente come io avevo più o meno previsto, è intorno ai 3/16, quindi un ottavo di pollice più un sedicesimo, 3/16 di pollice. Il tiller l'ho settato a zero, poi visto che è venuto fuori un punto di incocco per il momento decente, e l'ho messo a punto, l'ho fatta per i 18 metri, però
quest'arco lo vorrò utilizzare soprattutto per quanto riguarda il tiro di campagna e i 50 metri, quindi dovrò ancora fare una messa a punto un pochino più fine, magari vi tengo poi aggiornati su come avrò sviluppato la messa a punto per i 50 metri, ma lo vediamo poi all'aperto. La prima gara ce l'avrò ad aprile, a metà aprile di quest'anno, quindi abbiamo poi tutto il tempo di sistemare le cose nel modo migliore per avere un arco super stabile per tirare a 50 metri. Tirare a zero, punto di incocco 3/16, la spennata è un pelino rigida. Adesso non faccio niente, però ci sarebbe da dare un girino di precarica, giusto per essere perfezionisti. La potenza dell'arco è la mia solita 33,5 libbre. Le persone anziane non possono tirare tante libbre come i giovani, però sono sicuro di arrivare tranquillamente a 50 metri e ci aggiorneremo poi nei prossimi giorni per vedere effettivamente il volo della freccia e che tipo di rosata salterà poi fuori verso i 50 metri. Come lo vorrò personalizzare già? Così ha un buon peso, io già mi trovo veramente bene già in questo modo qua. L'unica cosa che personalizzerò sarà di acquistare subito l'impugnatura, la grip M22. La grip M22 è la prima cosa che monterò al posto di questa classica della standard, che va bene anche per essere utilizzata come arco olimpico, ma io, lo sapete, ho i miei gusti e preferisco senz'altro l'impugnatura M22. Comunque anche questa non è male per i giovani che riescono a posizionarsi in modo geometrico, cosa che io ahimè non riesco più molto a fare. Comunque questa è vediamo un tiro, così vediamo anche come si comporta. Diciamo, prendiamo intorno ai 18 metri, questo è il mio string dei 18 metri, ancoraggio e vedete proprio è super stabile. Ma io vi dico che è dalle sensazioni che ho avuto, perché ho tirato pochissime frecce questa mattina e proprio ho appena aperto il pacco, ma veramente mi trovo molto 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 bene. Ma non vorrei dire meglio dell'XM1 o meglio del Nero Classico, ma decidete voi. Io quest'arco, quando esce la freccia, rimane completamente immobile, è incredibile, sembra un compound. Uno, espansione, ma a me fa ridere, ma è veramente incredibile. Questi pesi sono la rivoluzione. Non esiste in nessun altro arco, questo è un'idea geniale, una genialità stratosferica. È incredibile. Riproviamo di nuovo, ma è incredibile. Veramente, veramente incredibile. Io e di archi ne ho provati veramente tantissimi, ma veramente tantissimi, ma questo comportamento è veramente incredibile. Ma lo avete visto? Cioè, guardatevi i vecchi filmati che tiro col Nero Classico.
o con lo Smart Horizon XM1, ma a rilascio questo bloccaggio istantaneo dell'arco fermo, io, a dire la verità, non l'avevo mai visto. Fatemi tirare ancora una freccia, perché è incredibile, è veramente incredibile. Stringe i 18. Oh, nessun rumore, nessuna vibrazione. Che vi devo dire? Ci vediamo nei prossimi giorni. Per adesso fermiamoci qua. Sono estasiato dal comportamento dell'arco. Per il momento ci fermiamo qua. Ci vediamo poi all'aperto per delle prove comparative e delle prove di rosata e delle prove, così vediamo anche il volo della freccia, vediamo come si comporta a 50 metri, perché poi alla fine è lì che mi interessa capire. Intanto finisco poi una messa a punto adeguata e vediamo poi anche la velocità di uscita della freccia. Vi anticipo che voglio poi fare delle comparazioni sulla velocità di uscita della freccia con vari tipi di flettenti e con vari tipi di configurazioni, così vediamo anche sempre con una configurazione mia con 33,5, quasi 34 libbre, come riesco ad avere una freccia che esce intorno ai 200 piedi al secondo e mi permette comunque con pochissime libbre di arrivare a 50 metri e di avere uno stream molto corto per quanto riguarda il 3D e il tiro di campagna. È questo che noi tutti vogliamo da un arco nudo: stabilità e performance. Ok, per il momento ci fermiamo qua. Ricordatevi il libro, che mi date supporto. Vedete che ho già acquistato un registratore digitale che mi permetterà di avere un audio più performante. Ricordatevi il libro, ricordatevi di iscrivervi al canale e di schiacciare sulla campanella. Ciao!